Nell'area di progetto italiana, presso la località di Mules, è appena stato concluso un importante lotto di costruzione. Una sfida particolarmente complessa era rappresentata dalla realizzazione del tratto delle gallerie principali di 3,7 km e del tratto di cunicolo esplorativo di 1,5 km, poiché attraversavano il cosiddetto lineamento periadriatico, una zona di faglia particolarmente complessa dal punto di vista geologico. Il lineamento periadriatico segna il confine tra la formazione del Sud Alpino e dell'Austro Alpino. I lavori di avanzamento si sono svolti con una particolare attenzione ad eventuali cambiamenti della struttura geologica. Facevano parte di questo lotto anche due cameroni di montaggio delle frese dalle dimensioni di 350 metri quadrati. Da qui partiranno le frese che nei prossimi anni andranno a scavare le gallerie principali in direzione sud. Fortezza. Sala riunioni di BBTSE. Argomento: lotto di costruzione sotto attraversamento dell'Isarco. La cosa più importante, stiamo rispettando la tempistica del programma lavori. Ora bisogna impostare le prossime fasi, verificare i dettagli, consultare nuovamente i progettisti, se necessario, coordinarsi con il committente. Affinare il cronoprogramma. Spieghiamo il modus operandi. La realizzazione dei lavori richiede indicazioni precise. Successivamente si procede ad esaminare il metodo di costruzione che si intende applicare. Come reagisce il sottosuolo al congelamento? Come al jet grouting? Punto della situazione. Spostare la strada statale del Brennero SS12. Realizzare il sottoattraversamento ferroviario e un ponte sul fiume Isarco. Creare un collegamento all'autostrada A22. Infine, scavare 4.200 metri di gallerie principali e 2.300 metri di gallerie di interconnessione. Durata complessiva dei lavori, 8 anni. Attualmente in Austria sono attivi due grandi cantieri. Uno nella località di Wolf, nel comune di Steinach, a nord del Brennero. Nel lotto di costruzione Wolf viene realizzata una galleria di accesso di quasi 4 km, la più lunga del sistema di gallerie. Supererà un dislivello di 400 metri e collegherà la superficie al cunicolo esplorativo e alle future gallerie principali. Le grandi dimensioni della sezione di scavo richiedono di avanzare per sezioni parziali. L'intera sezione, infatti, è di 120 metri quadrati e quindi più grande di una galleria stradale. Da qui in futuro passeranno i trasporti eccezionali che porteranno le TBM nei cameroni di montaggio sotterranei. Per tutta la durata dei lavori per le gallerie principali, il traffico di cantiere e il trasporto del materiale di scavo si svolgerà attraverso questa galleria di accesso. Grazie ad un apposito cunicolo, lo smarino sarà trasportato in sotterraneo fino al deposito più grande della galleria di base del Brennero, nella Val Padaster. Qui saranno depositati fino a 7,7 milioni di metri cubi di materiale di scavo. A tal fine sono state realizzate già diverse opere destinate alla logistica e alla sicurezza. Una volta terminati i lavori, la Val Padaster sarà rinverdita. Il rio Padaster sarà riportato nel suo nuovo corso in superficie e si creeranno nuovi boschi e pascoli. Attualmente il lotto costruttivo più grande si trova nei pressi della città di Innsbruck ed è collocato tra Tulfes, Ampass, Arental e Pfons. Comprende diverse opere. Il cunicolo di soccorso di Tulfes viene realizzato per 9,7 km, parallelamente all'esistente circonvallazione ferroviaria di Innsbruck. Lo scavo viene eseguito contemporaneamente da tre punti, da Tulfes in direzione ovest e dalla galleria di accesso Ampass sia in direzione est che ovest.
Il materiale di scavo viene allontanato da nastri trasportatori e depositato nei pressi dei portali. I mezzi pesanti raggiungono i cantieri attraverso collegamenti autostradali dedicati, al fine di evitare qualsiasi transito in zone abitate. Il cantiere di Arenthal, situato accanto all'autostrada A13, poco a nord del Ponte Europa, è il nodo logistico principale per diverse opere in Austria. Partendo da un camerone trasversale sotterraneo, qui si stanno realizzando le gallerie principali. Verso Innsbruck saranno costruiti 2,2 km, fino a sfociare nelle esistenti diramazioni della galleria di circonvallazione di Innsbruck. Con un ulteriore scavo si realizzerà la galleria di accesso e la fermata di emergenza di Innsbruck. Si tratta di un'opera complessa che comprende gallerie di interconnessione, cunicoli trasversali, gallerie di collegamento e cunicoli di ventilazione. Inoltre, dal nodo Arenthal viene scavato un tratto di 15 km del cunicolo esplorativo in direzione sud. Per la prima volta nell'area di progetto austriaca si sta utilizzando una TBM per lo scavo. La fresa, assemblata in soli 3 mesi in un camerone appositamente costruito, è composta da 76 parti singole. L'elemento singolo più pesante raggiunge le 120 tonnellate. Martinetti idraulici spingono la testa della fresa nella galleria di avvio lunga 40 metri. Le parti di backup sono state premontate in cantiere, poi trasportate fino al camerone di montaggio e infine collegate. Insieme al backup, la fresa raggiunge una lunghezza totale di 200 metri. Durante lo scavo, braccia idrauliche laterali, i cosiddetti gripper, vengono puntati contro le pareti della galleria affinché la testa della TBM possa spingere contro il fronte di scavo e frantumare la roccia. Test funzionali iniziali monitorano la complessa tecnica di comando e le fasi di lavoro. Il 26 settembre 2015 ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di avvio della fresa, che attualmente sta scavando il cunicolo esplorativo in direzione di Steinach am Brenner. I 38 cutter sulla testa della fresa dal diametro di 8 metri, girando lentamente e costantemente, scavano il cunicolo per una lunghezza di 15 km. I lavori di scavo alla galleria di base del Brennero sono in corso a massimo regime. Se tutto procede secondo i piani, i lavori di scavo si concluderanno nel 2025 e la galleria di base del Brennero entrerà in esercizio a fine 2026.